Rassegna stampa di oggi 7 aprile 2018, cari amici, questa è la seconda edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Di Maio al PD, sotterriamo l'ascia di guerra e diamo un governo al paese. È l'invito che il leader del Movimento 5 Stelle rivolge al Partito Democratico in un'intervista alla Repubblica. Mettiamo da parte le asperità per il bene del paese, ha detto. Martina ha detto apprezzabile cambio di tono, ma il Movimento 5 Stelle resta ambiguo. Il PD si spacca, per Francesco Boccio occorre aprire un dialogo, Franceschini dice fermiamoci, riflettiamo, Salvini dice o governo serio o si torna al voto e noi stravinciamo. Intesa San Paolo, la leggenda della generosa rinuncia alle garanzie dello Stato sui bond veneti, annullando le obbligazioni e la relativa garanzia pubblica da 9,3 miliardi, la banca ha fatto ciò che andava fatto senza regalare niente a nessuno, ma badando al proprio interesse e riducendo i suoi costi. Ma la nota che ha annunciato l'operazione è stata travisata, attribuendo alla mossa la volontà di fare un regalo al paese, senza considerare gli aspetti paradossali all'eventualità dell'intervento statale, cioè l'insolvenza d'Intesa. Vaticano arrestato per possesso di pedopornografia l'ex consigliere a Washington, Monsignor Capella. Le indagini erano iniziate il 21 agosto 2017 quando il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America notificò per via diplomatica al Vaticano la possibile violazione delle norme da parte di un membro del corpo diplomatico della Santa Sede. Roma Blitz, forza nuova alla Casa delle Donne, ha fisso striscione anti-aborto, 194 strage di Stato. Dopo la rimozione del maxi manifesto affisso dall'associazione Pro Vita in via Gregorio VII, un altro gesto a Roma contro la legge sull'interruzione di gravidanza. L'associazione dice un grave attacco alla libertà e all'autodeterminazione delle donne. Zingaretti ha detto vigliacco e squadrista questo atteggiamento. Regionale Sicilia, il deputato San Martino del PD indagato per irregolarità nel voto degli anziani di un centro di assistenza. 9 le persone iscritte nel registro degli indagati. I reati ipotizzati a vario titolo sono errore determinato dall'altro inganno e falsità ideologica commesso da pubblico ufficiale. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.